A Salerno nuovo vertice in prefettura per consentire la riapertura ai tifosi della Salernitana della curva nord dello stadio Arechi. Una decisione per recuperare oltre 7.500 posti a prezzi popolari. Soluzione da adottare in vista dell'avvio del campionato. Nei prossimi giorni sarà presentato formalmente il progetto da parte del Comune di Salerno, in modo tale che noi poi lo possiamo esaminare subito in commissione di vigilanza, ma di fatto progetto che evidentemente prevede sia la parte esterna ma soprattutto la parte interna. Alla riunione con il prefetto Francesco Russo, il questore Conticchio, l'amministratore delegato della società Granata Milan, il sindaco Napoli e un rappresentante della Lega di Serie A, Cardinaletti. La nostra priorità rimane quella della sicurezza di chi accede allo stadio, quindi le premesse ci sono. Dopo le passate incomprensioni raggiunto un accordo. Lavori di adeguamento, tornelli e curva nord ai tifosi salernitani. Per gli ospiti un settore dei distinti ben separato, con parcheggi definiti dinamici. Per i gruppi di ospiti meno numerosi, ok per le aree di sosta vicino all'Arechi. Per i match di cartello, maxi parcheggio in località Capitolo San Matteo, a 1,5 km di distanza dallo stadio. Il progetto verrà rivisto e presentato dal Comune sulla scorta di una serie di considerazioni che faremo con la tecnostruttura della Salernitana e lo mandiamo all'approvazione. È una bella chiosa, un buon punto di partenza anche per quello che sarà un dialogo costruttivo tra la parte pubblica e la parte privata anche per il prossimo impianto, l'estadio dell'Arechi.